Eliminate sto maledetto. Forza. Ora mi sono reso conto che non è stata un'idea intelligente. Ma che schifo è sta roba? Funziona solo contro di me. Oh mio Dio, sono imploso. Fatti un bel volo, va. Suino che non so. Perché? Ce ne hai due davanti, devi mirare a me. Ma che ho fatto? Non so di essere stupido a ridere ogni volta. Ma magari ogni gioco mi accogliesse in maniera così fine. Ehi, hey, gente, questo è il Penso Canale con questo nuovo video. Riprende l'avventura, o meglio la zombificazione, su Stubbs the Zombie, un ribelle senza polso. Un gioco che molti di voi troveranno discutibile su questo canale, in quanto ho praticamente una killstreak di milioni e milioni di zombie. Ma, come si suol dire, se non riesci a batterli, unisciti a loro. E infatti eccomi qua, bello così, a rendere tutti gli altri esseri umani del gioco belli come me. Verdognoli, marciscenti e puzzolenti. Sento qualcuno parlare. Le mie prime vittime del video. Ho fame di cervello. Troppo lento così, Frank, troppo... Ah! Stupidi umani, sempre a rompere le cose. Ah! Perché siamo qui? Noi non beviamo neanche l'acqua. Sì, ma perché? Forse perché questo che gli uomini... Dubito che queste cose siano commestibili, che abbiano un cervello da darmi, da mangiare. E dubito fortemente che i miei dentini riusciranno a penetrare le loro... Oh! Le loro... Mi hanno visto? E dubito che riusciranno a penetrare il mio cranio. Uno zombie, fai qualcosa! Hai detto bene. Ma è una pistola? Cos'è quello? Un vibratore elettrico? Che cosa volevi farmi? Godere a morte? Signor poliziotto, mi chiedo se sparando ai robot li rendono aggressivi. No. Sfortunatamente no. Sarebbe stata una bella cosa. Al volo, ragazzi miei, vi voglio bene, ma non così tanto da tenervi in vita. Dammi qua un bel bacione. Non mi prenderai mai. Il braccio elettrico? Lo vuoi usare? Sei prevedibile, Frank. L'ho già detto nelle puntate precedenti, ma al momento arrivo proprio da lì, alla galera. Sono evaso dopo aver eliminato un'intera stazione di polizia. Ragazzi, siete lenti. Aia, quello mi ha preso. Vieni qua, bellissimo. Mamma mia, questi fanno danno con sti laser, però sono scarsi. No. Ho bisogno di quel braccio? Non più. Non più. Benvenuto nella tua nuova vita, se si può dire. Vita. Una bella vita. Oddio, si vedeva proprio un pezzo del cervello. Non ho mangiato tutto. Mia madre non sarebbe felice di me. Quando hai un piatto di... Oh, oh, quello c'è un fucile. Mi ha sentito? Idiota. Un bel abbraccione di famiglia. Vai via, dentro la tua testa. Oddio, cos'è quello? Maledetti. Maledetti, che fucilone. Guarda che ti spingono via. Non è stupido, eh. Hai ucciso il tuo amico. Ottimo lavoro, Frank. Ottimo lavoro. Ti respinge quella roba. Non fai chissà cosa danno, ma ti respinge. Aspetta, ma scusami, un scienziatello prende a pugno uno zombie? Ma dove siamo? Ma sono fortissimi questi qua. Ragazzi, sono dei vostri. Non mi toccate. No, no, l'ho ucciso. L'ho decapitato con la mia mano attaccata alla sua testa. Oh mio Dio. Ho fatto crack. Non volevo, Frank. Volevo semplicemente fischiare. Ma ho premuto Q invece di Z. Coso? Vieni qua, va. Non ti serve niente il tuo brain. Non più. Ti ho rimosso da tutte le responsabilità, Frank. Non devi più preoccuparti di fare invenzioni stratopiche e robe del genere. Ormai devi solo pensare a una cosa: mangiare. Nient'altro. Bellissimo. Fammi un bel volo. Ah, ma fa schifo sta roba. Ma che schifo è sta roba? Funziona solo contro di me. Oh mio Dio, sono imploso. What the fuck. Maledetti. Mi hanno fatto esplodere. Quello non ha la testa, dubito che morirà se li miri alla testa. Oddio. E giustamente per risolvere l'hanno tagliato a metà. Non sono così. Si vede che sono più intelligenti questi nemici di quelli che abbiamo incontrato finora. Bastardo. Bravo ragazzo. Vieni qua, simpaticone. Bravo ragazzo, tutto tuo. Ascolta, tieni questa, va. Bastardo. Non me l'aspettavo. Ma tutti a pensare al loro cervello. Non so, sei matto? Ma che fai?
Robottino, distruggeteli, distruggeteli, forza! Rinforzi! Eliminate sto maledetto! Forza! Ora mi sono reso conto che non è stata un'idea intelligente. Ma il mio cervello mi ha detto di farlo. Ora mi pento, per carità. Però sembrava un'idea intelligente all'inizio. Mia discolpa. Vabbè, lato positivo è che adesso mi separo. Prendo l'ascensore. E quindi è una cosa che doveva succedere, evidentemente. Era tutto calcolato. Oh, scenetta. Chi è che mi mangerò? Giustamente. Maledizione, cos'è questo schermo blu significa? Qualcuno lo sa? Vai via, sto lavorando! Ah, ma io devo andare in bagno, vero? Ascolta, se non faccio funzionare questa roba, questo sistema antibatterico dentro il sistema, dentro le falde acquifere, qualche zombie potrebbe andare lì, fare la pipì, e lì tutti diventerebbero degli zombie. Non dovevi dirmelo. Non dovevi dirmelo. Non dovevi dirmelo. Quindi abbiamo trovato il nostro bagno, ragazzi. Vieni qua, bellissimo. Ho bisogno di nuovi membri per la mia squadra. Ma mi chiedo, non ci sono delle porte rinforzate? Siamo qui per parlare di due cose, ragazzi. La sicurezza e la stupidità. Sappiamo che c'è una sorta di bestia in sacra che sta portando distruzione a Punchbowl. Quindi dobbiamo essere tutti qua. Stavo ascoltando. Arrivo subito, Corning. La cosa più importante è che siamo in una situazione con questi rinchiusi dentro i bagni. È ridicolo. Il primo rifugio in tempo di crisi è... Ah, lui non vede gli zombie? Dopo, Pinkerton, sto cercando di dirvi qualcosa. Parlerete o ascolterete? Oh no. Almeno mi fai la cortesia di guardarmi? Non siamo più a scuola, quindi... Oh, guarda, c'è un mostro dietro di te. Non funziona più. Spaccate il vetro, vi prego. No? Non spaccano il vetro, guarda che è andato in panico. Idiota. Speravo che si spaccasse il vetro, sarebbe stato stupendo, no? Non siamo più a scuola, infatti mi aspettavo da un gioco così che si sarebbe spaccato il vetro. Ah sì, si spacca! Oddio, non pensavo. Allora perché gli zombie non l'hanno spaccato, scusami. Sì, sì, vieni qua. Ragazzi, volete vedere una cosa fighissima? Guarda qua. Crack, crack. E facciamo un po' di strike. Facciamo strike. Quello si è spaventato a morte. Non sarò uno scienziato d'elite di questo passo. No, ma sarai sicuramente uno zombie d'elite se te la giochi bene. Più cervelli porterai a casa, più probabilità avrai di essere promosso a zombie elitario. Che devo fare? Che devo fare pipì? Credo di dover fare pipì dentro... Ah, questo? Dentro il sistema di trattamento delle acque. Ho aperto quella porta? No, ho fatto esplodere tutto. Meglio ancora. E ho aperto quella porta. Andiamo. Oh, aspetta, sono rimasto incastrato. Sono un amante, non un combattente. Poveretto. Ma non posso andare di qua. What? Scusami. Di qua? Non ci passo? Cosa? E cosa me lo metti a fare? Ah, ok, ci passo, arrivo, bellissimo. Vieni con me, impari a spararmi. A zigzag. Ma l'hai detto? Ah, zitto, scemo. Dammi la faccia e muori. Ok, e ora? Devo fare qualcosa qui, per caso? Non lo so. Si è aperta la porta? Oh, sì. Ho aperto una porta da qualche parte. Quale? Lo scopriremo. Credo sia di là, da dove sono tornato. Mi ricordo una porta dove sono scappati due scienziati. Ragazzi, non è l'ora della pausa. Più in là, quando sarete morti la seconda volta, lì vi potrete riposare. Ora come ora, al lavoro. Oh, scenetta. Oh, sì. Sto per farla nell'acqua. Sto per farla nell'acqua, infetterò tutto il mondo. Lo sento proprio. Perché quello non è riuscito a mettere la soluzione antibatterica. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Sì, svuotiamo i nostri scarti renali dentro le falde acquifere di questo posto. Water contamination detected. Contaminazione dell'acqua. Contaminazione dell'acqua. Ah, non riesco a fargliela in faccia. No, no, no. Rilevata. No, non riesco. Vieni qua, bellissimo. Contaminazione dell'acqua rilevata. Sistema di quarantena attivato. What? Vieni qua, bello. Vai nell'acqua, va. Devo finire di urinare dentro le vostre acque. Volevo dire
Devo finire di insaporire i vostri drink. È andata? Ma quanto ne devo fare, scusami? Mamma mia, ma c'hai tre... Che ha fatto col deficiente? Si è buttato nell'acqua. Cosa? Perché? Cioè, quando sarà completamente verde, è lì che sarà pronta? Ragazzo, coprimi che non ho ancora finito. Forza! Falla tutta. Contamination level at 25. Hai voglia di volare? Sai come si vola, figliolo? Dai, di nuovo! Me l'ha fatto volare via. Vola, lancia, lancia, lancia. Abbiamo bisogno di tre soldati che ci coprano. Ottimo. Quello è morto? Credo di sì. Ottimo. Contamination level at 50%. Ah, non ci... Cosa? 50? Sono tornato così indietro. Perché si tuffano i miei zombie? Tutti vogliono di farsi un bagno. Ma che cacchio. Ragazzi, mi dovete coprire. Ma che roba che sono i miei. I miei zombie sono inutili. I zombie più inutili della storia. Vieni qua, simpatia. Poi non ho ancora capito perché l'esercito non è stato ancora coinvolto. Questa è la domanda più importante. Vieni qua, bellissimo. Impari. Oh! Non solo mi sono preso la sua faccia, la sua mano, mi sono preso pure la testa. Dammi la testa. Muoviti prima che faccia una brutta fine. Muoviti. A coso? Hai rotto gli zebedei, eh? Vieni qua. Già sono ferito, ci metti pure tu. Ragazzo, vi dovete mangiare quel tizio. Grazie, mentre io faccio il mio porco comodo. Ah. Ah! Ah, vedete come guarisco? Sapete, è l'unico gioco al quale io abbia mai giocato, dove si guarisce dopo aver fatto, dopo aver liberato la vescica. Era Duke Nukem per la Play 1. Me lo ricordo. E tipo ti curava 10 di salute. Era stupendo quel gioco. Era veramente bellissimo quel gioco. La cafonata più bella del mondo che avevo quando ero piccolo. Lo so, allora, avete rotto. Ma che ti devi avvicinare qui da me? Perché devi venire qua? Nella tana del leone. Cos'hai che non va in quella testa? Si chiama selezione naturale questa cosa. Di nuovo, ma veramente? Io ho fatto tanta palestra nella mia vita. Con una bracciata riesco a dividere a metà un essere umano. Ma sto maledetto. Ma sto maledetto! Volevo proprio mangiarmelo questo qui. Mi ha fatto volare nella piscina. Pensioni in merda. Dai che siamo al 75%. Ce l'abbiamo quasi fatta. Dai che è tutto nostro. Bello. No, stavo per dire guardati dietro, ma sto maledetto si è girato. L'ha fatto per davvero. Bravo ragazzo, coprimi. Vai, sacrificati per la causa. Tu, strisciolino. Più veloce, strisciolino. Non so che ti mancano le gambe. Ma tirati, tirati, trascinati verso il prossimo essere umano. Ancora niente. Allora, quello lì è un problema. Ciao, bello. Problema risolto. Contamination level critical. Toxin detection system overload. Come overload? Andata? Andata! Mamma mia, letteralmente. Avrò versato una diga qua dentro. Sarà tutto il sangue che del cervello che mi sono fatto prima. Oh, è una cosa buona e una cosa cattiva. Guarda questi ignari del pericolo che li attende. Venite qua, canterini belli. un bel bacino. Questo non sente niente. Ok, come non detto. Mi sarei preoccupato, alla buon'ora. Ma parlo inglese, proprio l'accento inglesissimo questi hanno. Questi canterini. Cosa? Perché sei ancora in piedi? Cosa ti serve? Fanculo, la scienza mi ha ficcato un pugno. Effettivamente la cruda violenza è più efficace. Finalmente dopo anni di studio l'ha capito. Coso? Oh, guarda che ce n'è uno sopra là. Fammi vedere la tua scienza, va. Che bella scienza. Deliziosa la tua scienza. Ma, suino che non sei altro. Vieni qua, ti faccio volare via, va. Vai, fatti un bel salto. Maledetto. Pensa a quello che hai combinato. Figlio di troia. Ma io non lo so. Guarda, me li stanno sputando via sti maledetti. Godo! Gli ho volato un braccio mentre volava. L'attrito gli ha fatto volare via un braccio. Viva la scienza e la fisica. Questi maledetti, oh. Cattivissimi. Quello che ci fa là sopra? Come ci è arrivato quello là sopra? I miei non hanno mai saputo saltare. Ciao, bello. Ciao, bellissimo. Oddio, scusami, forse è stato un po' eccessivo. Ah! Che succede? È la città? Ah no! Volano! Cosa? Volano! Allora, risolviamo subito, ma è una cosa nuova. Questo maledetto.
Mi chiedo... Ascolta. Sai cosa? Mi hai rotto le palle, vieni qua. Vieni qua, bellissimo. Risolviamo subito. Oh mio Dio, veramente posso volare ancora. È stupendo poter volare. Vieni qua, stupendo. Ho finito. No, si è surriscaldata. Ma chi è che sta sparando con quella cagata? Ma è sto coso? Sta facendo tutto lui. Boh, torna giù, maledetto. Fatti un bel volo, va. Suino, che non... Perché ce ne hai due davanti? Devi mirare a me. Ma che ha fatto? Ma suino. Ma guarda questo. Figlio di una donna infame. Figlio di una donna ignota. Ma non lo so io. C'erano due zombie davanti e spara a me. Sono ben vestito per questo. Maledetto. E ora? Che facciamo? Non lo so, abbiamo già infettato un inter... Ah, devo disabilitare il sistema... Quello mi ha visto? No, non ho capito. No, continua a guardare la centralina, sporca di sangue, mi raccomando. Fai come se non fosse successo niente. Vieni qua, splendore. No. Tu hai rotto gli zebedei. Questi sono pericolosissimi perché veramente contro i miei zombie da intelligenza artificiale sono molto efficaci. In quanto attaccano una volta ogni 3 ore. Ma come scappano via? Non sono mica stupidi come quelli all'inizio, Vieni qua, bellissimo. Non è tuo, ormai è mio. Correzione. Questo scappava, fingeva di scappare, e ora è ritornato ad attaccarmi. Vieni qua, another one. Hai detto bene. Nella mia squadra. E che devo combinare? Adesso che si è nascosto. Cane schifoso. Vieni qua. Ma cosa stai facendo questi suoni, Frank? Ti manca la faccia. La testa completamente. Con le corde vocali. Qua devo andare? Forse lo devo aprire. Oh! Devo fare qualcosa qui. Apparentemente. Sono tutti e tre da tirare giù quelle leve. Sembravano delle leve. Voi che state facendo? Ho già finito. Non avete fatto proprio un bel lavorone, eh? Ne avrete ucciso uno. Ok. Oh oh. Non è una cosa buona, mi ha ucciso tutti gli zombie. Forse di là non devo passare. Credo. Ok, allora saltiamo. State fermi, ragazzi. State fermi, io sono l'unico in grado di saltare in questa squadra. Voi non dovete fare niente. Eh sì, credo sia mortale per loro, eh sì. Ah no, li fanno solo volare via. Vabbè, non è un problema. Ma apparentemente io sono l'unico in grado di saltare. Mi piace. No, tira su. Oh oh, quelli c'hanno dei bastoni elettrici? Ah no, fucili al plasma, ok. Venite ragazzi, risolviamo subito. Condivido un po' della mia conoscenza, va? No, condividi la tua intelligenza. Prego, ragazzo mio. Al volo. Vieni, bellissimo. Dove stai andando tu, lassù per le scale? Sto in panico. Vieni qua, moschettaro. Però ancora vivo. Maledetto. Vieni qua. Cosa schifoso. Ma sto maledetto. Io sono programmato con rompere le palle. Proprio nato lì. Rompi i coglioni, non farti prendere dagli attacchi. Ok, abbiamo 3 granate, una mano e una puzza. Quindi ancora. Cos'altro devo fare? Ma poi piove. Oh, una macchina, mi piace. Ho di nuovo voglia di investire un po' di gente, effettivamente. Non mi dispiacerebbe. Era una cosa molto divertente. Attenzione a tutto il personale della diga. Abbiamo dei problemi. La bobina si sta surriscaldando. Cercate di fare in modo che nessuno distrugga questi sistemi di fusibili. Se questi fusibili saranno sovraccaricati, l'intera diga, beh... Cerchiamo di non pensarci. Che comunque grazie di nuovo per avermi detto quello che devo fare. Sta facendo l'autostop. Io non ci credo. L'autostop con una mano. Adoro. Basta aver paura. Non è niente. L'unico modo in cui queste cose vadano male è se loro inizieranno a camminare contro questi terminali e a completare il circuito. E questa è una cosa pazzesca. Invece abbiamo capito tutto, perché il vostro capo ci ha detto per telefono quello che dobbiamo fare. Quindi devo portare gli zombie qua in macchina, difenderli e fare in modo che... Vieni qua. E fare in modo che loro... Oh, scusami Frank, non ti volevo investire.
e fare in modo che loro attivino tutti questi circuiti, vero? Ok. Oddio, no, ah, vedete che lui me lo sta killando? Vieni qua, bellissimo. Problema risolto, forza, chi è che va? Chi è che si offre volontario per una bella esperienza elettrificante? Questo va da solo dal prossimo. Mi piace che siano un pochino intelligenti i miei zombie. Questo over fa veramente ridere. Lentissimo. Hai ragione, vieni qua. Adios ragazzi, forza, tu ti offri volontario, mi piace. E tu sei rimasto solo tu, Jim. Ormai vinci per esclusione il prossimo... il prossimo... Stop. Vai ragazzo mio. Quanti ne mancano ancora? Vai, veloce, veloce. Credo che ne manchino ancora tanti. Oppure bastano 4. C'è ancora un filo di là, quindi forse devo andare di là. Credo di sì. Credo di no. Oddio, ho ribaltato la mia macchina. Scusa Frank. No, è andata, ok. Ma ho ribaltato la mia macchina, questo non è buono. A posto? No, arrivano gli scienziati. No, dai, ma potevi. Ok, mi hanno disabilitato. Cosa? Sono morto investito dalla mia stessa macchina. Cosa? Cosa? Ho ribaltato la mia macchina e sono rimasto investito. Maledetti. No, stavolta non rimanere investito, per cortesia, grazie. Forza, volontari, a bordo. Sappiamo da dove arrivano. Li intercetteremo. Veloci, veloci, a cosa vi serve quella roba lì? Non spara niente sta roba, sembra un radar. Radar inutile. Di nuovo! Ma che è sto schifo di macchina? Ma si ribalta ogni 3x2. No! Non passeggero, non passeggero, Frank. Maledizione, questi c'hanno proprio dei fucili belli, eh. Non scherzano mica. Vieni qua, maledetto. Te lo do io il lanciarazzo, superi la chiappe. Invece sì. Invece sì, tu credi di non volerlo, ma lo vuoi in realtà. Fidati di me. Guarda qua la mia scienza usata a mio favore. Vieni qua, splendore. Sti maledetti. Più. È un peccato che non si zombifichino. Forse non dovrei ucciderli tutti, eh. Guarda quel coso. Guarda che mitragliatore questo tizio. Scendi un po' giù, ragazzo. Mi sembra un po' troppo in alto. Oh, un volontario. Ah, è esploso. Pensavo di avere un volontario. Non posso farlo io il volontario? Posso? No? No, io non posso. Io sono troppo intelligente per per vivere questa esperienza elettrificante. Apparentemente. Ho fatto un errore. Ho investito tutte le persone invece che zombificarle. Ora mi rendo conto che è stata una cagata la mia. Me ne sono reso conto. Ah no, aspetta, ne abbiamo uno. Ne abbiamo due che stanno andando. Buono, buono. Io forse devo andare di qua. Credo. Può darsi. No, è bloccato. Come non detto. Credo di dover difendere la mia gente. Gente. Credo di dover difendere i miei cadaveri. Qui qualcuno ci è andato. Ma puoi andarci con una sola mano? Ora che ci penso. Perché apparentemente loro prendono tutte e due i... tutti e due i connettori. Quindi possono effettivamente utilizzare una sola mano per fare il collegamento. Maledizione sta macchina, oh! Si ribalta ogni 3x2. Non mi investire, per favore. Per favore. Però come... Ah no, guardali là! Entra la... E come faccio ad entrare nel luogo del... Lì, nel lato guidatore? Eh sì, vedete, posso... Se entrare solo... Come faccio ad entrare... Oddio, l'ho bloccata. Merda. Merda. Merda! Spingila, spingila, fammi passare. Spingila. Spingila, Frank, spingila. Dai, ce la puoi fare. Bravo, ragazzo. Meno male. Però ce ne sono... No, ce ne sono 3, dai. Ce ne sono 3. Mi piace. Esci. Esci che ci pensiamo noi, questi ragazzi. Vieni qua. Ho proprio bisogno dei volontari qua. Vieni qua, bellissimo. No, vieni qua. Bravo, bravo, mangialo. Forza, Frank. No, lo devi mangiare. Lo devi mangiare. Idiota. Ah, scusami. Ho ficcato un calcio. Forza. Qualcuno vada lì. Chi altro vuole farsi un giro? Forza. Tu, sali. Sali o non sali? Sembrate avere tutte le braccia, quindi dovreste funzionare. Mi piace. Voi due fate la difesa, mentre io porto questi ragazzuoli a destinazione. Due gemelli, tra l'altro. Baffetto 1, baffetto 2. Forza, vada. Bravo ragazzo. L'ho investito? Mi stavo preoccupando. Vai, anche tu. Tocca anche a te adesso.
Vai, ragazzo. Forza, muoviti. Credo che abbiamo perso anche abbastanza tempo. Andata? Andata. Quanto tempo deve rimanere sovraccaricata? Un'ora? 10 secondi? Ancora? Ma è un vizio il tuo? Ma scusami, che razza di macchina sei? Fermati, aspettami, aspettami. E non mi investire di nuovo, per favore. Grazie. Dove sono? Credo che arriveranno altri sopravvissuti, Sono quasi sicuro che arriveranno altri sopravvissuti. No, non c'è nessuno qui. Strano. Oh, andata, andata. Romperemo la diga, vero? E infetteremo tutta la città. Mio Dio, forse è così che è nata l'infezione zombie di Project Zomboy. Guarda la diga! E io dietro verrò portato via dalla corrente. Me lo sento proprio. Punch Bowl Notizie Flash. Questo è Chuck Chumbly di Punch Bowl Action News. Una storia da Punch Bowl Diga, dove gli zombie che hanno terrorizzato la città sembrano essere circondati. Ora il nostro reporter Jimmy Nesbitt è lì per fare un report telefonico. Oddio, aiutatemi, non voglio morire. Meno male che eravamo circondati. Sembra che abbiamo delle interferenze. Sono sicuro che Jimmy tornerà con il suo rapporto completo. Questo è Punch Bowl Action News, la vostra sorgente di novità di quello che sta succedendo. Oh mio Dio, un'onda di alta 200 metri di acqua putrescente ci sta per colpire. Oh mio Dio, infetta la città con la tua urina. Abbiamo combinato un casino, ma non mi pento di niente. Ah, così. Signore e signori, questo è Chuck Chumbly. Ah, torna ancora live da te con la bella Maggie Monday qui per condividere i pensieri riguardo a questa catena di eventi. Penso sia meglio se abbandonassimo la città. Ah, Andrew Monday qui. No, non vi alzate. È stata una brutta giornata. Vorrei che tutti sappiate che sono molto sbalordito da questi eventi brutti e terribili. Specialmente tutta questa inondazione che ha distrutto danni alla proprietà. Andrew, come puoi preoccuparti dei danni alla proprietà quando ci sono tutti questi e l'hanno zittita? In ogni caso, ragazzi, so che è stata dura, non lo negherò, ma Punch Bowl si alzerà di nuovo oltre queste minori calamità. Vi invito tutti a calmarvi, a prendere un grande respiro e vivere la vostra giornata Punch Bowl. Tutto andrà bene. Convinto tu. E la nostra puntata termina qui. Vi ringrazio per essere qui, mi auguro di vedervi nella prossima puntata di Stop the Zombie. Non dimenticate che siete migliori e vi auguro il meglio. Bella bella.